Ciao! Allora, ho messo al massimo il volume qui del portatile, sono comunque abbastanza vicina, no? Come nel video delle scarpe dove ero sbracata sul divano e quindi dovreste sentirmi meglio. E niente, faccio il video dei mosplay perché a maggio mi sono truccata 3 volte sicuramente, perché me le ricordo. Non sono sicura. C'ho un vago ricordo di altre due, ma non sono sicura. Tre è sicuro. Quindi, non so perché non ho mai tolto l'etichetta a sto coso, a sto cestino, preso da Orizzonte, a Terracina. Comunque, le cose che ho usato di più. Avete visto la nuova disposizione? Praticamente per il mio problema qual è? Sempre, è sempre lo stesso. Io se le cose non le vedo, non le uso. Ecco perché infatti ho il sapatero, tutte le scarpe, così le vedo tutte. E prima appunto i trucchi erano messi sulla scrivania, su una scrivania e vedevo tutti. Adesso, come ho detto, questioni logistiche. Stiamo ridimensionando tutto e mi sono dovuta fare sta cassettiera. L'ho divisa, però ecco, diciamo che all'inizio la mia intenzione era di farlo tipo una volta a settimana, no? Andare a cambiare i trucchi qui dentro, perché questa è messa sopra, e quindi usare ogni settimanella così. Poi però mi sono resa conto, scusate, ma mi sono svegliata da poco dalla siesta. Mi sono resa conto che comunque non mi trucco tanto come prima, anche perché quando esco vado a fare la passeggiata, vado a fare la spesa, vado alle varie visite mediche, alla preparazione, insomma faccio queste cose. Non è che ho chissà quale vita mondana, perché la gente se c'è sempre da fare, c'è sempre da fare, che dovete fare, vabbè, però ecco, anche insomma, poi quando faccio un trucco lo voglio fare un trucco completo, anche se già fa caldo continuo a mettere il fondo, e quindi ecco insomma, tutto questo per dire che yeah, potevo fare, che niente, alla fine questi sono i mosplay di maggio. Alla fine non ho cambiato le cose che c'erano qui durante il mese e ho usato sempre quelle. Allora, iniziamo base. Questa qui della L'Oreal, che non lo so. Allora, io la Nude Magic, questa qui, per pelle chiara. La devo mettere con il pennello perché sennò altrimenti mi prende troppo, è troppo aranciata per me. Prende troppo calore dallo strofinare delle dita sulle guanciotte e diventa troppo aranciata. Con il pennello o con una spugnetta va bene. Non mi piace. C'ha sta cosa un po' oleosetta. Perfeziona l'incarnato, ricrea la consistenza e la luminosità di una pelle nuda perfetta. Per il mio tipo di pelle, io penso che sia più che altro per una pelle normale tirando a secca. Perché io le zone è questa, ho la grassoccia, no? Diciamo mista, non normale, tranne qui e qui. E questa ti fa. Si sente, insomma. Vabbè. Non so quando finirà, spero presto. Ce l'ho, questa la comprai, se non erro, nell'estate del 2000. 12. Credo 2012. Non è andata male perché non ha cambiato né colore, né odore, né niente. È sempre stata così. Una cosa che io chiedo a tutti quanti i produttori di creme, fondotinta, tutte queste cose che hanno la scocca rigida, che hanno il tubetto, il cosettino di vetro, le cose insomma che sono
di un colore unito, no, come si dice? Insomma, che, no, che non si vedono, anche contro luce non si vede quanto ce n'è. Lasciateci per piacere qui di lato una linea trasparente, così posso vedere a che altezza sono arrivata. Perché è una tortura, è una tortura. Quanto ce n'è? Non lo so, non lo so. No, voglio sapere, voglio sapere! E quindi, per piacere, lasciateci una lineetta trasparente. E va bene. Poi, correttore. Correttore, questi due. Questo è ormai finito. Cioè, è proprio, al massimo, non esce di più, Magari lo scavo, perché è uno dei miei correttori preferiti, che non è più in circolazione, è della Benefit Real Bluffing. Praticamente è il Lemonade, però fatto il stick. Fantastico, con il correttore giallo per le mie occhiaie, mi piace molto. E infatti voglio vedere questo, insomma, sta così, voglio finire almeno un altro correttore e poi forse ricomprare un correttore giallo, vediamo un po', insomma. Però ecco, a me questo va molto bene. Poi questo qui della Urban Decay, il colore l'FBI. Non trovavo, non so come temperarlo io questo prodotto, sono disperata. Guarda, è proprio mozzo, cioè l'ho mozzato quando ho provato a temperarlo. È mozzato, comunque. E questo è un buon correttore, non lo ricomprerò, perché a parte che non so se ancora lo facciano, perché l'ho preso in offerta da Sephora. E poi non... cosa di temperarlo, non so come temperarlo. Poi l'idea di temperare mi dà sempre l'idea di sprecare un po' di prodotto. Però è buono, il colore mi va bene e piace, mi piace l'effetto che fa. Poi aspettate, eccoci qua. Poi ecco, come, dov'è? Ah, ok, come cipria. Sì, perché stiamo facendo il viso. Come cipria questa di Elf. Elf è defunto praticamente ovunque. Io ho scritto al sito americano chiedendo se fosse possibile comprare da qualche parte per l'Europa, insomma, quindi vediamo cosa rispondono. E si può trovare su Yerb, però insomma, ecco, tenete sempre conto che magari ci sono le spese. Le spese di spedizione si pagano quasi sempre su Yerb, no, senza quasi sempre, si pagano sempre su Yerb. Quella non tracciata e quella tracciata, il cambio, la differenza è tipo di un dollaro normalmente. Però ecco, viene dall'America, c'è il rischio dogana e bla bla bla, insomma, sapete queste cose. Questo è della Elf, il booster, il mineral booster, e questo era quello Sheer. È fantastica, a me sta questa cipria, mi piace, eccolo fatto. A me piace da impazzire, mi tiene opaco, è leggera, non mi fa la patina, fantastica sta cipria, la adoro. Ho ripreso, riprendendo insomma queste cose in mano, ho ripreso anche a fare il contouring, perché ci stavando, cioè, più che sbadigli è necessità di aria. No, lo so. Perché insomma, dicevo il contouring, perché a parte, vabbè, adesso ultimamente ha fatto il boom il contouring, è la nuova, penso che attiri di più un set di contouring che un paio di rossetti matte, credo. Comunque risistemando tutto quanto lì, no? E ho trovato questo blush di Blanco. Blanco è un negozio di vestiti che durante un paio di stagioni, quindi penso abbia iniziato in un inverno e abbia finito con un altro inverno e poi basta, ha fatto una cosa di trucco. Non era eccellente, gli ombretti e i blush non erano malaccio, anche perché poi costavano veramente poco. Cioè, fino a mo' mi ha fatto sta bene, mo' parliamo e ne avevamo, Vabbè. Quindi questa era il packaging, poi bellissimo, perché alle spagnole piace da morire leopardato. Non è una cosa stagionale, no, qua c'è sempre leopardato forever, da Blanco potete trovare di tutto leopardato.
bellissimo. E insomma, questo blush color marron topo, topo vuol dire talpa, marrone talpa, top. Che forse è un po' calduccio, sinceramente, un po' troppo caldo, ma io insomma mi metto lì e sfumo, 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 e non è malissimo come risultato. Lo uso soprattutto perché lo voglio usare. Ancora, oddio, ho messo quasi sulla mano, pare proprio troppo arancione. Quando lo metto sul viso non si vede sta cosa brutta. Soprattutto qui fa un effetto bellissimo. Quando lo vado a sfumare qui e vicino al naso, fa un effetto proprio abbronzatino bello, bello, bello. E qui mi spina, poi qua la pappagorgia ci dobbiamo sfinare. E insomma, bellosi. Blush, ho usato solamente questo della Essence, vecchissimo, Silky Touch, è numero 0, no, numero 30, scusate, Secret Girl. Oh! Questo è un classico del mio beauty, perché mi va bene tutto l'anno, mi dà un effetto sano, luminoso, e è veramente bello, bello, bello. È uno dei blush che non so se lo facciano ancora, tra l'altro. So che poi durante vari anni, cioè l'hanno sempre riproposto e hanno sempre cambiato un po', non il colore in sé, ma la composizione. Il mio ha proprio una cosa impercettibile di iridescente. Ho visto che qualcuno ha proprio glitter invece, non lo so. Però beh, questo è bellissimo. Poi, passando agli occhi, passiamo agli occhi, dai, sì, vabbè, sopracciglia ve le faccio vedere subito, la matita di MAC, la top di MAC, è perfetta, è il mio colore perfetto, non la ricomprerò perché è quello che dicevo prima anche per il concetto di questa qua, insomma, non mi va, cioè, butto prodotto, questa cosa... Sto diventando un'ossessionata proprio dal risparmio, dalle cose, e quindi non mi va, anche perché con un ombretto di questo colore posso avere lo stesso risultato, perché io poi vado sempre a fissarlo con un gel, e in questo caso, visto che il gel colorato di Essence, quello che usavo sempre prima, l'ho finito, e c'era in offerta, no, in offerta no, il prezzo da Primor di questo qui del Brow Drama, sì, del Brow Drama di Maybelline, era 4 euro e qualcosina, ho preso questo, va bene, lo provo. Ho preso quello Dark Blonde, perché come colore per le mie sopracciglia va bene quello, se no poi me le carica troppo. È fatto così, con la pelotina, e niente, per adesso mi ci trovo bene. È un po' tipo quello di Essence, eh? Poi vedremo, lo devo usare da solo per dirvi bene bene bene, sinceramente, però per adesso io mi ci trovo molto bene. Sopracciglia fatte, occhi, primer occhi, questa travel size, non ricordo, veniva nella palette New York City, il primer potion, quello vecchio, sto arrivando alla fine, ogni volta devo... Dovrei spolparlo sinceramente, perché so che qui rimane tantissimo prodotto, e mi ci trovo molto bene. L'hanno riformulata quando hanno cambiato la cosa, hanno fatto il tubetto, ma ho sentito tanti canali che insomma che è stata riformulata e molta gente non ci si è più trovata e ha cambiato. Io non ho intenzione di Io non ho intenzione di spendere tutti quei soldi che chiedono, né per il Primer Potion né per la Shadow Insurance, sapendo che comunque c'è quella di Zoeva, che è così, quella di Milani, ho comprato quella di Essence per provarla, vediamo se mi ci trovo bene, perché quella pure mi hanno detto tutti ci trovano, tutti ci trovano, vedremo. Comunque questa vecchio stile, fantastico, a parte che ho dei campioncini pure della Eden e della non so che cosa, cioè quelli. Ombretti, allora, i trucchi che ho fatto, che ricordo sicuramente, sono stati due. In uno era questo qui della
della L'Oreal dei Color Infallible, lo 016 Coconut Shaker di un'edizione limitata, però chiedete sempre alle commesse perché nei cassettoni gli rimane sempre qualcosa. Ecco, questo è proprio un... è bello, luminoso, è chiaro. L'ho messo qui. Questo su tutta la palpebra mi illumina tantissimo già lo sguardo, già solo usando lui. L'ho usato in questo trucco così su tutta la palpebra e poi ho fatto qui di un altro colore. O se no lo uso nell'arcata sopraccigliare e per sfumare il colore scuro che metto qui nell'angolo. Bello, bello, bella, bella. Poi questi ombretti sono favolosi, a me piacciono tantissimo. Quando l'ho usato a tutto occhio, l'altro colore che ho usato è stato questo della palette Original, sì, l'Original di Sleek, è stato questo blu qui, usato veramente con tocchi leggeri perché poi questi scrivono tantissimo, e facendo qui così la sfumatura. Poi dopo c'è sta, oh, dov'è? Ah. Quindi veramente carino, mi è piaciuto assai. Per un altro trucco invece, sempre questa palette, perché questa ho preso e questa ho usato una volta questi due rosa, una volta uno, una volta l'altro, su tutta la palpebra mobile, e poi nell'angolo e qui in quella fissa l'ho sfumato con un pigmento della Mineral Will Work For You, che non esiste più, adesso si chiama Jet Mineral. Questo pigmento era il numero 021. È bellissimo questo colore. Ecco, vedete? Questo è proprio il colore suo. Fantastico. È questo brugna marrone bruciato. Bello. Scrive tantissimo perché è un pigmento. E una volta mi sono anche zozzata il dito, quando poi ho fatto così per tirare un po', c'avevo il dito qua stampato. Comunque, ecco, di questa palette ho usato il blu e poi questi due. Il resto non li ho usati questo mese. Le palette Sleek, già sapete, dalle 3500 review, sono favolose. Il rapporto qualità-prezzo ottimo. Adesso, queste sono le vecchie che hanno ancora la... aveva ancora la, cioè, diciamo, la retina, no? Vedete che perché è fatto così, e quindi spolveravano. Adesso che l'hanno fatte tutte lisce, questo problema non c'è neanche. Fantastico queste palette. Poi eyeliner, tre volte mi sono truccata e tre eyeliner ho usato, quindi most blade, vabbè. Quando ho fatto il trucco blu ho usato questo blu di Aigo, che ancora lo fanno, è il Graffiti Eyeliner Pen. Io questo con il nero mi ci sono trovata benissimo. Questo qui anche non è malaccio, ma non vedo che mi dà, che non vedo abbia le stesse prestazioni del nero. Comunque non lo ricomprerò perché costa un botto per il tipo di prodotto che è, e sono sicura che ci sono validissime alternative a meno. Altri due eyeliner, ho ricicciato fuori questo di Kiko di un'edizione limitata vecchissima, numero 05 Pearly Brown. Bello, questo è bello, bello, bello. No, non è secco, è duretto, c'è sempre stato duretto. È fantastico, è waterproof veramente. Mi piace e mi piace proprio tanto. E eyeliner nero. Eyeliner nero perché sono rimasta solamente con un eyeliner nero, che è quello che ha i glitter di H&M, e il pennellino e comunque non è che vuoi sempre il glitter. Quindi io tantissimo tempo fa feci un ordine Elf, quando misero, non so, al 50%, ma molto molto tempo fa, e non compra, cioè, e lo misi lì da parte, e quindi
l'ho ritirato fuori. Il cream eyeliner della linea Studio, quello nero. E mi sono ricordata perché io amassi così tanto questo prodotto. È fantastico, è bellissimo. Questa è la cosa che più mi manca della Elf. Questi eyeliner spettacolari, sono bellissimi. Speriamo che riesco a trovare, insomma, il modo per comprare ancora Elf. Poi, occhi. Il punto luce l'ho fatto, ho deciso di farlo con questa matita qui, Elf. Shimmer Eye Pencil, e il colore non lo so, è un rosato molto luminoso. E qua, questa qui. Senza arte né parte, veramente. Queste le comprai appena uscite dal sito americano, e quindi c'era la smania, le cose, però non valgono proprio niente. Poi, interno occhio, queste due, entrambe di Urban Decay, le 24/7, questa è Rockstar, bella, sto colore, sto melanzana così un po' metallico, che questa ho fatto il video dupe, in un dupe è melanzana di Neve Cosmetics. E poi la Perversion, sempre di Urban Decay, che si tempera malissimo. È nera, nerissima matte, ma porca miseria, che dolore. Io avevo smesso di usarla perché notavo come che pizzicava. Mi pizzicavano gli occhi, dico, bah, ma forse non sarà questa cosa. Forse non sarà questa matita. L'ho messa l'altra volta, non pizzicavano. Ma era come se mi si fossero seccati tutto a un tratto, quindi stavo tutto il tempo così, che proprio che c'avevo bisogno dell'idratazione, c'avevo, e non porto le lenti a contatto, figuriamoci. Mascara, questi due, L'Oreal, no scusate, Collistar, il design, mascara design, bello, fantastico, meraviglioso. Io lo comprai in un kit all'aeroporto. Guardate bene i volantini che arrivano a casa, perché non sempre all'aeroporto conviene, perché per esempio della Collistar a me arrivò, stavo guardando un volantino di risparmio casa, e c'era i nuovi kit di sembra che mascara e struccante e una pochette, stava sui 15 euro, in aeroporto sta sui 18, io lo dico, sì. Comunque, Collistar a me piace moltissimo, è una marca alla quale io sono abbastanza affezionata, perché non so, mi ricordo sempre le pubblicità, no? Della Collistar sulle riviste di mamma quando io ero piccola, e per me proprio Collistar vuol di casa. Quelle terre, gli abbronzanti, le cose anticellulite. Sono contenta che abbia tutto questo successo, non sono contenta che in Spagna costi così tanto, ma proprio per niente. Uno smalto, che mi sembra in Italia si trovano anche a 11 euro, quelli grandi, qui uno smalto di quelli grandi viene sui 18. No, non mi sta bene. Comunque poi, questa qui tra l'altro è una new entry comprata al supermercato, è della marca Deli Plus, che è la marca di cosmetici del Mercadona, un supermercato qui in Spagna molto famoso, maxi volume marrone, perché non ho mascara marrone, ecco perché l'ho comprato, e io lo uso veramente tanto il mascara marrone. Allora, il cosettino, lo faccio vedere, è così, è piccino, è tutto in silicone, è un po' flessibile, vedete qua, c'è un sacco di prodotto, quindi va lavorata veramente bene, dovete mettere il mascara e lavorare bene bene bene, e anche pettinarlo con, cioè, io ho il pettinino con misefora. Sulle labbra, e abbiamo finito perché sono due prodottini e basta, mi sono tenuta abbastanza neutra e tranquilla. Matitone rossetto di Astra, vecchissimo, non so se fanno ancora, numero 12, che poi io Astra la trovavo da Beauty Point. Da Beauty Point, quando io andavo a Roma, la compravo a Beauty Point, che sta a via Torpignattara. E quel Beauty Point l'ho chiuso.
quindi non so dove posso comprare Astra. Non mi so, sinceramente sono stata anche io pigra perché ho detto vabbè c'ho tanti trucchi e non l'ho più comprata. Qui ogni tanto da Primor si trova, che questa è pure un'altra marca che mi piace assai. Comunque numero 12 è completamente matto questo rossettone, eccolo, questo è il colore. Sì. Mi fa un po' smorta perché forse è un po' troppo bluastro, però bello, bello, bello. E sopra ci ho messo questo gloss di Chanel, regalo di due amiche, risalente a quando io sono arrivata qui, quindi stiamo parlando di quasi 9 anni fa. Non ha cambiato odore, composizione, non ha cambiato niente, quindi continuo a usarlo. Questo era il 96, l'Evro scintillante numero 96. Non so se fosse Iris il colore, il nome del colore. Una cosa tranquillina. È molto, molto, molto iridescente. E io lo tampono un po' su quello, sul matitone Astra. Eccolo, lì è tamponato. E va bene. Basta. Questi sono i prodotti che ho usato a maggio. Vedremo se a giugno mi truccherò un po' di più o no. Comunque, metto a caricare subito questo video. Ne farò qualcun altro. Aspettatevi più. Ah, ho fatto il video sul gazpacho. Su come si fa il gazpacho. Mi metto a editarlo e poi lo carico. E niente. Al prossimo video. Mezz'ora della vostra vita persa in nullità. Ciao.